Le stelle di Azus. Le stelle di Azus. Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo della settimana, la settimana che va dal 20 al 26 di gennaio e sarà la prima settimana con il sole in pianta stabile nel segno dell'acquario, quindi è iniziato il mese del compleanno, no? Per gli amici dell'acquario. Io ricordo che chiunque volesse parlare direttamente con me può farlo, basta prenotarsi anche in questo momento allo 0773 49 35 46, poi sarete richiamati al momento opportuno. Se volete conoscere ogni dettaglio della vostra personalissima situazione astrologica per conoscere meglio il vostro tema natale. E a questo punto iniziamo con il primo segno dello zodiaco, il segno dell'Ariete. Amici dell'Ariete, la situazione comincia a farsi molto più positiva per quanto vi riguarda. No? Adesso avete anche questa bellissima energia del sole in posizione sicuramente favorevole dall'amico segno dell'Acquario. I rapporti sociali, le collaborazioni professionali, i rapporti anche con i colleghi e i datori di lavoro sembrano migliorare nettamente, grazie sia al Sole sia a Mercurio che transitano in posizione felice rispetto al vostro segno. Un po' meno bene forse l'amore, perché questa Venere nel segno dei Pesci è una Venere complicata, è una Venere che vi mette spesso sotto pressione perché vi fa venire dei dubbi e perché spesso, soprattutto i più giovani e soprattutto i single, possono illudersi che qualche storia possa decollare definitivamente, quando invece magari alla base ci sono dei problemi difficilmente risolvibili. Attenzione, la luna di martedì e di mercoledì sarà una luna un po' complicata, è una luna che mi mette sotto pressione anche da un punto di vista fisico. E a questo punto andiamo al segno del Toro. Amici del Toro, l'amore è sicuramente la nota più lieta di questo momento, no? Con una Venere magnifica nell'amico segno dei Pesci, è una Venere che vi riempie di entusiasmo, di fiducia nel futuro e anche nelle persone che vi capita di incontrare. Ecco perché vi lasciate andare con maggiore facilità ed ecco perché è più facile anche iniziare proprio in questo momento una nuova storia d'amore, che è facilitata anche da questo Giove fortunatissimo nel segno del Capricorno. Ecco, le cose che funzionano invece meno bene sono probabilmente gli affari, i rapporti professionali, che sono entrati invece in una fase di revisione, ecco, definiamola così. Perché? Perché forse c'è qualcosa che va verificato, sia sul posto di lavoro e nel rapporto con le persone, ma anche in quelle che sono le vostre iniziative, quelli che sono i vostri progetti. Forse avete preso delle decisioni magari un po' troppo affrettate e adesso è il momento in qualche modo di rivederle. Molto positiva la luna martedì, mercoledì per le questioni sentimentali, ma anche nel corso del weekend, nel corso del fine settimana sarete particolarmente romantici e disponibili nei confronti degli amori vecchi e nuovi. E a questo punto andiamo al segno dei Gemelli. Cari amici dei Gemelli, devo dire che questo sole nel segno dell'Acquario è una bella carica di energia, di vitalità, di entusiasmo, di voglia di fare, no? Quindi è il lavoro a beneficiare di questi transiti, anche grazie ad un Mercurio molto interessante nel vostro cielo, riuscite a raggiungere finalmente degli obiettivi. Questo poi è un periodo particolarmente interessante per chi aspetta delle notizie, delle chiamate, per chi deve fare dei viaggi di lavoro, per chi deve mettersi in contatto anche con le persone lontane. È un periodo decisamente favorevole sotto questo punto di vista ed è favorevole anche per gli incassi. Un po' meno bene l'amore. In amore state entrando un po' in crisi a causa di Marte contrario, a causa di Venere in quadratura dal segno dei Pesci. I rapporti sentimentali sembrano essere davvero burrascosi in questo momento.
Però ecco, in settimana ci sarà una bellissima luna, poi soprattutto nelle giornate di giovedì, di venerdì, ecco, che vi permetterà di vederci chiaro in certe situazioni, e lì poi sarete liberi di scegliere, perché Marte nel segno del Sagittario, quindi opposto al vostro segno, chiede delle decisioni chiare, drastiche in alcuni casi, e certe volte vi costringe anche a tagliare dei rami secchi. Ecco, la luna proprio in quelle giornate, ma anche nel corso del fine settimana, vi fa vedere le cose con estrema chiarezza e con un pizzico di razionalità in più, ecco perché poi sarà più facile prendere le decisioni giuste. E a questo punto andiamo al segno del Cancro. Cari amici del Cancro, c'è una Venere spettacolare in questo cielo meraviglioso, no? È una Venere che vi riempie di entusiasmo, che vi riempie anche però di attenzioni. Ecco, siete molto ricercati in questo periodo, proprio per quanto riguarda l'amore, i sentimenti, le amicizie, i rapporti sociali, venite coinvolti anche in situazioni piacevoli. Questa è una Venere ideale anche per chi deve iniziare un nuovo percorso di vita, per chi ha deciso magari di, che ne so, di iscriversi in palestra, oppure per chi vuole frequentare un corso di aggiornamento per il proprio lavoro. È una Venere ideale sotto questo punto di vista, ma è spettacolare soprattutto per l'amore, come già ricordavamo. E il weekend, il fine settimana, sarà magnifico proprio per quanto riguarda il rapporto con il partner, ma anche per i nuovi amori. Attenzione invece al lavoro, alle questioni professionali, che sono purtroppo un po' messe in secondo piano da questi pianeti che avete in opposizione, Giove, Saturno, Plutone, nel segno del Capricorno, no? Che cosa significa? Che spesso non riuscite a trovare i giusti interlocutori, ed ecco che alcuni progetti rimangono solamente sulla carta o nella vostra mente. Certo, vi siete liberati dell'opposizione del Sole e quindi avete guadagnato sicuramente un po' di vigoria fisica, e questo è molto importante proprio per il lavoro. E a questo punto andiamo al segno del Leone. Cari amici del Leone, adesso avete questa opposizione del Sole. Il Sole è il vostro padre astrologico. Quando si mette di traverso, voi andate sempre un po' in crisi. Questo dobbiamo dirlo subito, apertamente. Poi ci sarà anche una luna particolarmente difficile e complicata nel segno proprio dell'acquario. Sarà una luna nuova, e quindi è una luna che vi costringe in qualche modo a fare i conti con voi stessi, ma soprattutto con le persone che vi circondano. Quel settore del cielo è il settore dell'unione, è il settore degli incontri, ma è anche il settore dei litigi, delle dispute. Ecco che allora ci potrebbe essere qualche problema sotto questo punto di vista, anche perché voi in questo periodo siete particolarmente aggressivi a causa di Marte, no? Nel segno del Sagittario, che vi rende anche suscettibili per malosi, e poi volete avere sempre ragione. Ecco perché raggiungere degli equilibri sia all'interno della coppia sia sul posto di lavoro sarà piuttosto complicato. Comunque devo dire che ci sono anche dei vantaggi, no, rispetto a questo Sole e a questa Luna nuova nell'acquario, perché ecco, possono sbocciare delle nuove relazioni sentimentali, d'accordo, con Marte particolarmente passionale. Quindi chi è alla ricerca di novità sotto questo punto di vista può sperare. Attenzione alle spese, perché in questo momento sono in crescita e quindi potrebbero trovarvi certe volte anche impreparati. E andiamo al segno della Vergine. Cari amici della Vergine, continua il momento fortunato, perché c'è un Giove sempre magnifico nel segno del Capricorno, e quindi ogni vostra iniziativa sembra essere destinata al successo, e voi dovete puntare molto sul lavoro in questo periodo, anche nel corso di questa settimana, perché invece l'amore lascia un po' a desiderare. E ci sono dei contrasti, delle incomprensioni, delle piccole crisi anche nei rapporti di coppia, quelli più stabili, e questa luna nel corso del weekend porta veramente una discussione, una scenata di gelosia da parte vostra. Dovete cercare di essere un po' più equilibrati nel rapporto con il partner. Molto interessante invece, dicevo, il lavoro,
In particolare l'avvio della settimana riserva delle sorprese per quanto vi riguarda e potete subito raggiungere già martedì o mercoledì degli ottimi risultati, perché voi in questo periodo state lavorando tantissimo, state seminando tantissimo e non vedete l'ora di raccogliere. In tal senso la luna nuova nell'acquario può essere assolutamente preziosa proprio per ottenere il massimo dal vostro lavoro. Ricordo che chiunque volesse parlare direttamente con me per conoscere meglio quella che è la propria situazione astrologica può farlo prenotandosi anche in questo momento allo 0773 49 35 46. Insieme daremo uno sguardo al vostro tema natale per conoscere quali sono le possibilità, no, che avete in questo anno 2020, ma anche più in là, e quali sono invece le cose che dovete cercare in qualche modo di migliorare. 0773 49 35 46, potete prenotarvi anche in questo momento, poi mi trovate ogni giovedì tra le 11.30 e le 14. E andiamo al segno della bilancia. Allora, cari amici bilancini, il sole finalmente va a mettersi in una posizione molto interessante, no? Nell'amico segno dell'acquario. Questo significa un miglioramento anche della vostra condizione fisica, mentale, insomma vi sentirete meglio, ecco amici della bilancia, e questo potrebbe essere già un buon inizio, no, per quanto riguarda questo oroscopo che vi riguarda. Ma ci sono altre buone notizie: una luna nuova che si forma in un settore del cielo che per voi ha a che fare non solo con l'amore ma anche con la fortuna. Sarà una settimana molto fortunata, amici della bilancia, in cui avrete diverse occasioni per mettervi in luce, per mettervi in evidenza, soprattutto sul lavoro, perché è il lavoro in questo momento che vi offre le opportunità migliori, anche di incassare, anche di ricevere dei complimenti, di migliorare la vostra condizione, di fare chiarezza nel vostro ambiente professionale, sul lavoro, stabilire dei rapporti anche con i vostri colleghi molto più proficui. D'accordo, l'amore invece sembra essere entrato in una fase un po' di stasi, ecco, però questa luna nuova nel segno dell'acquario sembra volere rimescolare un pochettino le carte, offrendo grandi opportunità soprattutto alle bilance che ancora sono alla ricerca di una novità, di un'emozione, che magari hanno iniziato questo 2020 proprio con la speranza di trovare un amore. Ecco, le prime buone occasioni possono arrivare proprio nel corso di questa settimana. E dalla bilancia andiamo al segno dello scorpione. Cari amici dello scorpione, c'è una Venere fantastica nel vostro cielo, no? Quindi l'amore sicuramente in primo piano, una luna eccezionale nel corso del weekend. Però questa sarà una settimana piuttosto impegnativa per quanto vi riguarda, no? Sole e Mercurio nel segno dell'acquario, che cosa significano? Che innanzitutto dovete prendervi cura della vostra casa, dell'ambiente domestico, magari ci sono delle faccende che rimandate da troppo tempo e che adesso dovete affrontare una volta per tutte, ci sono delle spese da affrontare anche per la casa, per i vostri figli, per i familiari, insomma ci vuole impegno quando parliamo di famiglia, d'accordo? Poi per tutto il resto, insomma, le possibilità rimangono intatte per quanto vi riguarda. Giove sempre in quel settore che riguarda la comunicazione, la possibilità di iniziare anche nuove collaborazioni professionali. Certo, Mercurio in questa posizione tende a rallentare un po' tutto, quindi quello che veniva con grande naturalezza fino a ieri adesso arriverà con un po' più di difficoltà, però questo non significa che alcune situazioni possano sbloccarsi all'improvviso. Ad esempio nelle giornate di martedì e di mercoledì in arrivo per voi ci sono ottime notizie, weekend da dedicare quasi esclusivamente all'amore, perché si pronuncia essere un weekend molto romantico. E andiamo al segno del Sagittario. Cari amici del Sagittario, certo, Venere in questa posizione è molto pesante, si scontra con Marte nel vostro segno, i rapporti tra uomini e donne, con il partner, con la persona che amate, sembrano essere piuttosto conflittuali. Ok, quindi dovete trovare voi il giusto equilibrio. La settimana si apre molto bene con una luna
interessantissima per quanto vi riguarda, quindi già lunedì sarete di buon umore, e quindi pronti ad affrontare tutti i problemi che ci sono in questo momento, che poi non sono nemmeno tantissimi a dir la verità, perché c'è solo questa Venere dissonante. Per il resto, voi siete sprint in questo periodo, no? Con questo Sole e Mercurio che transitano nel settore della comunicazione, delle amicizie, dei rapporti sociali, della possibilità di concludere ottimi affari, quello è il settore del commercio, quello è il settore anche dei piccoli viaggi, dei piccoli spostamenti. Quindi siete sempre in giro voi amici del Sagittario, e la cosa assolutamente non vi dispiace, perché sappiamo quanto per voi sia difficile rimanere fermi nello stesso posto. È un cielo questo che vi invita anche a fare un po' di attività fisica, un po' di sport, a rimettervi in forma magari dopo il periodo delle festività. La settimana sarà tutta molto interessante, tranne il weekend, in cui vi sentirete forse un po' stanchi a furia di non avere mai un tempo da dedicare al riposo, a furia di fare cose, di prendere impegni. Avrete bisogno poi di staccare un pochettino la spina proprio nel corso del fine settimana, e non c'è luogo migliore per ricaricarsi che casa propria. Ecco, un weekend magari in casa con gli affetti familiari, con il partner, con i figli se ne avete, o con anche i genitori, perché no? Potrebbe essere un ottimo modo proprio per ritrovare la giusta energia, la giusta grinta. E a questo punto andiamo al segno del Capricorno. Cari amici del Capricorno, continua il periodo magico per quanto vi riguarda. Ricordiamo che questo 2020 è iniziato come meglio non poteva, con Giove subito pronto a dispensare fortuna a tutti voi, con questo Saturno che vi fa prendere sempre delle decisioni sagge, oculate. Devo dire anche corrette, quindi insomma poi i vantaggi si vedono di questo vostro modo di agire, perché iniziano ad arrivare le prime soddisfazioni economiche, iniziano ad arrivare le prime occasioni per chi magari aspettava un rilancio da un punto di vista professionale. Anche questa settimana promette benissimo, amici del Capricorno, con le tante buone opportunità per voi. E devo dire che anche nei rapporti con la gente, nei rapporti sentimentali, siete comunque sempre molto efficace. Attenzione solo a questo Marte che transita alle vostre spalle nel segno del Sagittario, e quindi ogni tanto vi fa venire il desiderio, la voglia di tornare su certe vostre decisioni, che invece abbiamo detto sono corrette. Quindi andate avanti per la vostra strada, anche quando si tratta di rapporti sentimentali, perché tornare indietro non serve a niente. Anzi, potrebbe essere addirittura controproducente. Le giornate migliori sicuramente martedì e mercoledì, ma anche il fine settimana sarà un fine settimana allegro, divertente, da trascorrere in compagnia di tante persone, di tanti amici, vecchi e nuovi. E andiamo al segno dell'acquario. Cari amici dell'acquario, è iniziato il periodo del vostro compleanno, il sole che transita nel vostro segno, vi sentite meglio. E poi avete anche questo Mercurio, no? Mercurio che vi aiuta a risolvere delle questioni che hanno a che fare con il denaro, con i soldi, con il lavoro, con i rapporti anche professionali. D'accordo? Quindi noterete un netto miglioramento. E poi questa luna fantastica, questa luna nuova che si forma proprio in casa vostra, è la vostra personalissima luna nuova, rappresenta l'inizio di un nuovo ciclo. Davvero potete mettervi alle spalle un anno che è stato anche faticoso per certi versi, per rilanciarvi in questo 2020 definitivamente, con tante buonissime opportunità a vostra disposizione. A partire proprio anche dai sentimenti, dall'amore, c'è questo Marte molto passionale nell'amico segno del Sagittario che favorisce proprio le avventure, i flirt. Le storie invece già consolidate sembrano essere molto stabili e vi danno quello di cui avete assolutamente bisogno. Ma come ricordavo prima, le novità più importanti riguardano il denaro e il lavoro. E andiamo al segno dei pesci. Cari pesciolini, beh, ci sarà un weekend spettacolare, weekend proprio come piace a voi. Pieno di sentimento, pieno d'amore, pieno di romanticismo, eh? Organizzate qualcosa di speciale con la persona che amate, chissà, anche una cena
al lume di candela ci potrebbe stare benissimo. Prima però, nel corso della settimana, dovrete affrontare un po' di problemi che riguardano la sfera professionale. Mercurio è andato a mettersi in una posizione un po' delicata, che vi fa essere distratti, che vi fa sbagliare delle valutazioni, che vi fa fidare delle persone sbagliate. Ecco, cercate di ragionare prima di prendere delle decisioni, cercate di farvi aiutare anche dalle persone che ne sanno più di voi, dagli amici quelli veramente affidabili, ok? Perché in questo momento prendere delle cantonate, come si suol dire, è davvero molto facile per quanto riguarda. L'amore, abbiamo detto, sarà spettacolare, così come i rapporti di amicizia, sempre molto interessanti. Questo è un anno di contatti, lo abbiamo detto, di porte che si aprono, di possibilità che si materializzano all'orizzonte. Certo, bisogna avere un pochettino la pazienza di lavorarci su certi progetti e vedrete che poi però alla fine i risultati arriveranno. Quindi una settimana tutto sommato positiva per i sentimenti e i rapporti sentimentali, molta attenzione invece è richiesta dal lavoro. E con il segno dei pesci chiudiamo questo appuntamento con l'oroscopo. Ricordo che chiunque volesse parlare direttamente con me può farlo ogni giovedì tra le 11.30 e le 14. Potete prenotarvi anche in questo momento allo 0773 49 35 46. È veramente tutto con l'oroscopo della settimana. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna.